Ciao a tutti, sono Carmelo. Oggi voglio parlarvi di una spezia che sono sicuro che sarà presente nelle vostre cucine. È una spezia dal colore giallo intenso, come potete vedere, e viene chiamata appunto spezia dell'oro o zafferana delle Indie. Avete bene capito? Qual è? È la curcuma. La curcuma viene utilizzata appunto da tantissimo tempo nel continente asiatico e viene utilizzato sia nella loro cucina, infatti è una componente del curry, e poi viene utilizzato soprattutto nella medicina ayurvedica. E come mai questo giallo intenso? Questo giallo intenso perché c'è un'alta concentrazione di curcuminoidi, soprattutto della curcumina, che avete sicuramente sentito nominare. E gli asiatici la utilizzano soprattutto per colorare le vesti di giallo, infatti dovete stare molto attenti a maneggiarla perché macchia sia le mani che i vestiti, non sapete quanti camici ho macchiato. E si presenta sotto forma, si utilizza il rizoma, ma soprattutto si utilizza la polvere, sia per ambito culinario ma anche come integratore. E la curcuma appunto ha alte proprietà antinfiammatorie, questo perché? Perché la curcumina inibisce l'enzima COX-2, che è un pro-infiammatorio, quindi è un ottimo antinfiammatorio per il sistema muscolare e il sistema articolare. Ha anche proprietà antiossidanti e viene utilizzato soprattutto per prevenire i problemi dell'Alzheimer. Viene dato anche per i problemi di ciclo mestruale e praticamente aiuta soprattutto a livello epatico, infatti viene detto che è un epatoprotettore, perché praticamente stimola la produzione di bile nel fegato e questo ci aiuterà a digerire meglio gli alimenti e soprattutto a ricostituire la flora batterica nel nostro intestino. Si parla tanto di curcuma perché si dice che fa dimagrire, in quanto praticamente stimola la produzione di un ormone proteico che si chiama adiponectina, che praticamente brucerà i grassi. E spesso sentiamo anche parlare di questa curcuma associata a un altro elemento che è il pepe nero, o ancora meglio il suo principio attivo che è la piperina. E dobbiamo stare attenti perché la piperina, come già sapete, è molto piccante, non la possono prendere tutti. Anche la curcuma non possono prendere tutti quanti, ha delle controindicazioni, soprattutto chi prende anticoagulanti, perché la curcuma fluidifica molto il sangue. E non viene dato soprattutto a chi ha calcoli alla cistifellea, chi ha problemi all'ulcera, ulcera gastrica, o soprattutto chi è in allattamento o in gravidanza. Stessa cosa il pepe soprattutto chi ha un'ulcera non lo può utilizzare. Perché viene associato il pepe insieme alla curcuma? Perché un inconveniente della curcuma, che ha, abbiamo detto, tantissime proprietà, il problema è quello che il nostro corpo non riesce ad assimilarla e allora ha bisogno di un qualcosa, e un qualcosa è una sostanza grassa, come può essere per esempio il pepe o altri elementi. Quindi dice: ma io il pepe non lo posso prendere perché ho un problema di ulcera, non posso assimilare allora la curcuma? No, si può assimilare con altre sostanze grasse, come per esempio l'olio extravergine di oliva, oppure anche il latte può essere sia di origine animale che vegetale, oppure fare un mix, un frullato di appunto di frutta come banana, mango e anche l'avocado stesso, e aggiungere la curcuma, così viene assimilata al meglio nel nostro corpo. Oggi appunto vi voglio mostrare una bevanda molto famosa che avete sentito nominare, che è il Golden Milk. Il Golden Milk appunto è il latte d'oro, è una miscela che si fa ogni mattina come ricostituente, diciamo soprattutto come antinfiammatorio. Si fa praticamente con la pasta di curcuma, io già l'ho preparata a casa. La pasta di curcuma come si prepara? Praticamente si prendono 100 ml di acqua e si fa bollire questi 100 ml e si aggiunge circa 30 grammi, una tazzina di curcuma, e circa il 3% di pepe nero, che può essere un pizzico proprio di pepe nero. Si miscela il tutto e si viene a formare una sorta di pappetta, che è praticamente questo che viene fuori, è questo qua, che va conservato in frigo ed è la dose, diciamo, di un mese circa. La mattina quindi usciamo la nostra pasta di curcuma e praticamente la mettiamo all'interno del nostro latte, sempre latte caldo, può essere di origine animale o vegetale. Mischiando questa pasta di curcuma viene fuori il nostro Golden Milk, che possiamo addolcificare con il miele. Ecco, abbiamo ottenuto il nostro Golden Milk e adesso me lo gusto. Nel frattempo potete commentare qui in questo video per chiedermi qualsiasi delucidazione, mettete il mi piace al video, condividetelo, e per qualsiasi altra informazione scrivete qui nei commenti. Grazie, alla prossima!